Eccoci qua, siamo partiti. Allora, in questa serie che sto facendo, dove sono scoperto, piano piano sto scoprendo che tutti i miei eroi mi avevano abbandonato, no? E quindi in questo video parlerò di un altro mio eroe che purtroppo mi ha abbandonato anche lui. Purtroppo anche lui rientra in questi personaggi che mi ha abbandonato e ho scoperto cose incredibili, inimmaginabili, che non pensavo, che non vedevo prima. Quindi, adesso parleremo quindi di questo personaggio qui, di Massimo Recalcati. Adesso condividiamo lo schermo. E lo conoscete, no? Non c'è bisogno che ve lo mostri. Però adesso partiremo, prenderò insomma degli segmenti di cose che ha detto lui per mostrare, diciamo, l'inganno, diciamo, c'è un inganno anche in questo caso, c'è un inganno, ma attenzione, noi dobbiamo capire che, diciamo, noi capiamo che, ma ce lo faremo dire anche da lui, l'esperto stesso, che nel mondo c'è qualcosa che non va, diciamo, no? Però a vedere, diciamo, gli esperti, i nostri insegnanti e tutti quelli che dovrebbero saperlo, insomma, come funzioniamo, come dovremmo andare a fare e come vivere tutto, no? Per non avere problemi, tutto appare così perfetto, tutto bellissimo, le parole sono bellissime e soprattutto una cosa che gli esperti cercano sempre di fare, mi sto scoprendo, è quello di farci capire che non c'è niente da fare, il sistema è bellissimo così com'è e tornare indietro è qualcosa negativo. Quindi andiamo avanti adesso, cominciamo con così, studiamo, io vi posso garantire che alla fine di questo video capirete un po' meglio di come funzionano questi esperti, come lo state capendo, immagino, da tutta questa serie, no? Debunked. Perché sto cercando di far vedere che, ragazzi, svegli, c'è qualcosa che non va con questa gente che ci mettono come esperti. E siccome io, Recalcati era uno dei personaggi che vedevo prima, seguivo, mi piaceva perché c'era questo modo di buttarci in mezzo la parola neoliberismo oppure capitalismo, che mi piaceva tantissimo. Solo di recente però ho capito che non esiste il neoliberismo, non esiste il capitalismo, sono delle entità astratte così, che non esistono, che questi personaggi usano come, così, come obiettivo, così come male di tutto il mondo, quando in realtà noi ci troviamo esattamente come in comunismo. Non c'è mai stato capitalismo, cioè libertà dei mercati. Non esiste libertà dei mercati. Il più forte fa quello che vuole. E diciamo, i più forti sono sempre stati un'elite di gente che vive alle spalle delle altre, come lo è stato in comunismo, lo è anche oggi. Non è cambiato niente. Ok? Però la distrazione, cioè il compito che devono fare questi criminali, diciamo, è di presentare tutto questo come una cosa scientifica, c'è una base scientifica di quello che stanno dicendo. Quindi praticamente il compito loro, nei loro libri, nelle loro riunioni e tutto, è di dire al pubblico: ragazzi, sì, voi sentite che c'è un disagio e tutto, però è tutto normalissimo, tutto normale, il bene è male e il male è bene, cioè devono convertire e quindi dirti che il male è bene, ok? Vediamo come lo fanno, come ci riescono. E come capire cosa è successo? Che mi ha fatto invece così cominciare ad aprire gli occhi, cioè quindi vedere oltre questa apparenza di professionalità, no? Quindi vediamo, cominciamo da. Quindi immaginiamo adesso, ragazzi, che noi abbiamo lasciato il nostro mondo in mano a dei barbari, a dei predatori, diciamo. Questi predatori, per non far vedere così questa loro apparenza di barbari, devono affidarsi a degli esperti, tra virgolette, esperti, ok? E questi esperti devono praticamente presentare
la dittatura come una cosa bellissima. E praticamente qualsiasi cosa che dicono serve a ingabbiarci e a farci amare le catene che ci hanno messo questi criminali. Ecco, quindi questo è il volto mascherato, bellissimo, professionale di dei malati di mente. Ok? E quindi, per esempio, lui per esempio ha creato quello che si chiama psicoanalisi, che dice che tu uomo stai male, cioè devono dirti il contrario di quello che è la verità. Quindi la verità è che se tu, per esempio, se l'uomo dà vita a qualsiasi, diciamo, desiderio che gli passa per la testa, è come gli animali, è schiavo dei suoi desideri. Ed ecco, per esempio, oggi ci hanno bombardato di immagini così di finta libertà, no? Quando noi sappiamo, per esempio, che se noi pensiamo, per esempio, solo al divertimento e intanto non abbiamo un futuro, non c'è lavoro, non c'è niente, questo è voluto tutta questa filosofia del divertitevi e basta, e non pensate a frenare i vostri istinti. In questo modo l'uomo oggi pensa solo al divertimento, al sesso, a tutte le droghe, qualsiasi cosa, senza frenarsi. Quindi loro quello che devono fare è togliere tutta questa filosofia del frenare l'uomo. Una di queste filosofie, per esempio, è scritta nella Bibbia, che nei comandamenti c'è scritto attenzione uomo, perché se non ti freni e non fai certe cose è meglio, perché se no poi ti rovini la vita. Loro invece devono distruggere quei freni per poi avere in mano schiavi sempre più facili da controllare, perché uno schiavo che pensa solo ai divertimenti e non chiede niente, è più facile da controllare. E questi sono gli esperti, i criminali che mantengono in vita questo sistema. Basta invertire quello che è bene, farlo diventare male. Vediamo come fanno. Allora, desiderio di fascismo. In questo segmento qua, lui praticamente dice che noi amiamo le nostre catene, quindi non diamo tanto la colpa ai politici. Vediamo. Il problema non è perché le masse non hanno reagito al fascismo, ma perché hanno desiderato il fascismo. Perché hanno desiderato. Questo non è solo frutto di un analfabetismo politico come alcuni credono. La tentazione del muro non è solo l'espressione I di un politici. analfabetismo politico. La passione per il muro è umana. Il desiderio per il fascismo è umano, questo è scandaloso, questo sollevano gli psicoanalisti che interrogano questo fenomeno. Attenzione, psicoanalisti, quindi psicoanalisti, ragazzi, si sono nati da una. Hanno inventato questo. Adesso vediamo Frankfurt. È una teoria, ragazzi, sociale, ok? Che hanno inventato questi malati di mente, si sono messi insieme e che do dovevano inventarsi una teoria adesso. Dovevano inventarsi una teoria e quindi hanno dato la colpa a un nemico così immaginario che è il capitalismo, che non è mai esistito. Perché questi sono dei criminali, non hanno mai lasciato il mercato così liberamente alla gente. Vince sempre il più forte. Quindi il capitalismo non è mai esistito. Siamo in un comunismo mascherato da capitalismo. Ok? E quindi che cazzo hanno fatto? Hanno preso un po' di esperti, tra virgolette esperti, e li hanno messi insieme così, cioè, tiravano fuori queste teorie, no? Fra di loro, per esempio, c'è Foucault, che è morto di AIDS in America, che era un esperto omosessuale e tutto. Quindi, omosessuale. Un omosessuale, diciamo, è una persona che si ribella alle regole. Okay, quindi già cominci così. Ecco, quella persona lì, Foucault, ha influenzato ed è stato preso come in America, per esempio, all'Università di Berkeley, ha
così, ha vomitato queste sue teorie, no? Fra droghe, party, tutte queste cose qua. Questo perché, diciamo, dovevano influenzare le pecore che controllano a diventare così, a pensare solo al divertimento e non ai diritti, alle cose, no? E quindi la sinistra si è buttata completamente in problemi così di natura più soft, diciamo, no? Quindi diritti a gay e lesbiche, piuttosto che così alla schiavitù che viviamo tutti i giorni al lavoro, per esempio. Quindi questo è stato il compito di questi pensatori, e hanno inventato questa cosa della psicoanalisi. La psicoanalisi, praticamente, alla fine del video farò vedere anche, insomma, questi ci fanno anche i soldi con la psicoanalisi, perché tu devi andare lì e devi dargli i soldi a questi, quando noi sappiamo benissimo che non c'è da pagare niente, c'è da comprare la Bibbia una volta all'inizio, seguire quelle regole che ci sono scritte là, e non hai bisogno di spendere soldi, perché lì c'è scritto tutto quello che ti serve per fare, per vivere una vita senza problemi. Ok, andiamo avanti. Vediamo quindi, già qui abbiamo capito quindi, che cercano di dare la colpa sempre allo schiavo. Quindi una cosa che fanno spesso questi gatekeepers, questi esperti, questo scrive anche per la Repubblica, quindi proprio è il classico esperto di sistema che deve tenere buone le pecore, ok? Quindi è colpa tua, schiavo. Noi, e l'uomo è cattivo, lo voleva il fascismo, dice, no? Diciamo, il fenomeno appunto del totalitarismo nel Novecento, come dire quello che Umberto Eco recentemente in una conferenza pubblicata postuma ha definito il desiderio eterno di fascismo. Basta, basta, basta. Quest'altro, ho voluto mettere anche un altro tizio La qua, nostra questo qua, perché siccome era una conferenza, cioè, guardate cosa fa quest'altro esperto, questo è un altro esperto, che deve tenere buoni i polli, ok? E quindi quello che cercano di dire alla gente è che va tutto bene. E quindi guardate che maestria e che esempio fa per farci stare buoni, cioè per dirci, insomma, state buoni, non c'è niente che non va con la corruzione, con come le cose vanno. Sì. La nostra gioventù ama il lusso, è maleducata, si burla dell'autorità e non ha alcun rispetto degli anziani. I bambini di oggi sono dei tiranni. Non si alzano quando un vecchio entra in una stanza, rispondono male ai genitori, in una parola sono cattivi. La seconda. Sta facendo degli esempi questo adesso, però alla fine capirete perché li sta facendo. Non c'è più alcuna speranza per l'avvenire del nostro paese se la gioventù di oggi prenderà il potere domani, poiché questa gioventù è insopportabile, senza ritegno, terribile. Terza. Il nostro mondo ha raggiunto uno stadio critico, i ragazzi non ascoltano più i loro genitori. La fine del mondo non può essere lontana. Quarta, questa gioventù è marcia nel profondo del cuore, i giovani sono maligni e pigri. Non saranno mai come la gioventù di una volta, quelli di oggi non saranno capaci di mantenere la nostra cultura. Attenzione ragazzi, adesso vi spiego perché ha letto questi quattro esempi, no? La prima, quella della nostra generazione, ama il lusso e maleducata, in una parola sono cattive, di Socrate, 470 avanti Cristo. La seconda, non c'è più avvenire, non c'è speranza per il nostro paese, è di Esiodo, 720 avanti Cristo. La terza, sullo stadio critico, la fine del mondo non può essere lontana, un sacerdote dell'antico Egitto, 2000 anni prima di Cristo. E l'ultima, quella gioventù marcia nel profondo del cuore, incisione su vaso d'argilla nell'antica Babilonia, 3000 avanti Cristo. Applauso liberatorio delle masse. Era solo per dire, piantiamola di farci del male. L'educazione è un casino, va bene, ma è così da mo'. È così da mo'. Nascondersi o questionare sui problemi che sono veri, eh? Anzi dirò forse, e chiedo, sono contentissimo di poter fare questo dialogo stasera perché ho proprio una cosa da chiedere e di cui. Quindi Capo è lo schiavo stesso che comincia un applauso liberatorio, eh? Che proprio lo libera, no? Questo è lo schiavo, diciamo, che si libera proprio, è come se, ah, ma allora è tutto normale, questo è sempre stato così, ah, a posto, ma dai, stavo a lamentare inutilmente. Ok? Quindi passiamo alla seconda. Questi devono trattenere
questa massa di milioni con questi giochetti che fanno. Allora, vediamo tutto questo. Quindi immaginiamo questa cosa qua, perché adesso comincerà a parlare solo Recalcati, no? Lui, praticamente, la psicoanalisi dice che il problema dell'uomo è perché frena i suoi istinti, tipo sessuali soprattutto. E quindi questo invece lo fa stare male. Il contrario, ragazzi, perché se noi esprimiamo i nostri istinti, praticamente intanto con questo modo influenzano, per esempio, le ragazze ad essere così. Libertine, diciamo così, ad andare così tranquillamente con un'altra persona che non sia nessun tipo di rapporto così di matrimonio, diciamo. Cioè io penso che una donna deve andare a letto con una persona solo se è sposata. Però con il tempo questa cosa è diventata una cosa antica, grazie a questi esperti qua, eh. Però la conseguenza è che per una persona che va a letto con un'altra persona così tranquillamente, senza essere sposata, è che il figlio crescerà in mano alla TV e crescerà male. Ma questa è l'intenzione di quelli che ci controllano, cioè di avere le menti in mano a questi esperti, che è tutto calcolato, ragazzi. Tutto calcolato. Quindi vediamo adesso come il valore che dà quindi l'esperto Recalcati, quindi come togliere i freni. Quindi togliete i freni, ragazzi, e divertitevi. Questo è, diciamo, il messaggio che si ripete in tutti questi spezzoni che vedremo adesso. Partiamo. Io sono abitato da questa forza, sono il mio desiderio, il cogito della psicoanalisi è questo, io sono, non il mio pensiero, innanzitutto io sono il mio... Quindi non la parte razionale dell'uomo, ragazzi, non quello che ci frena, che sta qui alla parte frontale del cervello, quello no. Cioè questa che ci fa ragionare, che frena i desideri che stanno qua in mezzo. Questo no, noi non siamo questo. Noi dobbiamo dare vita a questi, dobbiamo sfogare i nostri desideri. Vedi qualcuno per strada che ti piace? Vai, provaci. Desiderio. Senza desiderio noi potremmo dire non c'è pensiero, non c'è pensiero vero, senza cuore non c'è pensiero vero. Cioè, sta a capire il contrario, ci cioè, sono le emozioni a dirigerci, e lo dice così come un esperto, no? Se sentiamo anche come parla, io adesso lo sto mandando veloce, 1,60 c'è scritto qua, perché se lo mando piano, al 100%, sentite come è lento, come ipnotico. Il fondamento del pensiero è la materia erotica di cui è fatto il desiderio. Sono dei zozzoni, ragazzi, in giacca e cravatta, vestiti da esperti. Sono degli zozzoni. Però questo desiderio che io sono, il desiderio che mi abita, che io sono, il desiderio con il quale io coincido, non è mai mio. Passiamo alla prossima perla. Penetriamo il libro, scritto io qua. Il libro diventa un corpo. Diventa un corpo, non per modo di dire, ma acquista uno spessore carnale, un profumo, acquista una geografia sensuale. E quindi la lettura non è solo un'esperienza cognitiva, mentale, ma un'esperienza del corpo. Voglio toccare, palpare, annusare, penetrare, baciare il libro. Non è un Grande, delirio. grande. No, tutto bene. Sei un esperto. Quello che vi sto comunicando è un'esperienza che abbiamo fatto. Guarda come ride l'altro qua, ride perché non ce la fa. Non ce la fa, dice ammazza. Se è riuscita a dire pure sta cosa, non ho detto niente. Ma non dicono niente perché l'esperto può arrivare a dire pure che puoi penetrare il libro tranquillamente. E dice quasi letteralmente, cioè non stiamo scherzando, dice. Quando leggiamo, insomma, non usiamo la testa, dobbiamo penetrare il libro, dobbiamo così sfogare i nostri istinti sessuali, ragazzi, perché è quello che ci libererà.
ride, certo che ride, però gli altri stanno lì come coglioni e ci cascano, l'hanno pure pagato per andarla a vederla. E comprano pure i libri. Spettacolare, ragazzi, sono un dittatore questo. Nell'ora di lezione. Abbiamo tutti visto il libro diventare un corpo erotico. È il miracolo del maestro, trasformare il libro in un corpo erotico che porta con sé la trasformazione dell'allievo da, come direbbe Platone, da un recipiente vuoto in amante. Ah, è un po' di pedofilia anche, ma sì, dai. Dopo aver penetrato il libro, libro corpo, un'altra perla, sentirei. Per leggere bisogna entrare in rapporto al corpo, tant'è che quando noi veramente siamo nella lettura, siamo in un corpo a corpo col libro. Il libro acquista lo spessore del corpo e noi entriamo in rapporto al libro pulsionalmente, non intellettualmente. La Non ho lettura è capito. un evento pulsionale, al punto tale che quando un libro ci prende tanto. Qualcosa che faccio io, ma penso che molti di voi lettori Certo, condividerete perché noi questa. siamo. Cosa facciamo? Lo mettiamo un po' a parte, cioè ce lo gustiamo lentamente, non lo vogliamo finire subito, no? A volte lo divoriamo perché diciamo così siamo presi dalla passione della lettura, ma questo si fa con i corpi, si fa con gli appuntamenti. Si esce la prima volta, non tutto subito, no? C'è un bacio, poi c'è un appuntamento ulteriore, si fa la stessa cosa negli incontri d'amore, oppure c'è la passione che ci brucia, che ci consuma, che ci spinge ad accorciare tutti i convenevoli, diciamo così. Questo è l'esperto degli anni 2018 del XXI secolo, ragazzi. Non gli esperti. Vediamo. Non sono io che cavalco il desiderio, è il desiderio che mi cavalca, potremmo dire così, c'è un ribaltamento Certamente. dell'immagine platonica. Ma ovviamente è quello che devi fare, devi dire l'opposto. Questo cosa significa? Che significa che il desiderio si manifesta ogni qualvolta l'io viene meno, l'io cade, ogni qualvolta l'illusione di padronanza dell'io cade. Voglio fare un esempio. Non ti mettere in testa che puoi controllare i tuoi desideri, eh? Non ci provare, Molto semplice, non ci si innamora mai di chi si vuole. L'innamoramento è qualcosa che ci trascina verso una X, ma che non abbiamo scelto. Ecco. capito ragazzi? Scelgono le passioni, non la testa. Perché diciamo le agenzie matrimoniali, adesso anche per i social, sono votate al fallimento, perché non si possono combinare gli amori. Perché il desiderio è qualcosa che oltrepassa la mia valutazione razionale, il mio Capito, desiderio, capito, tu vedi una con belle tette, bel corpo e tutto, ne vince il desiderio, non la tua parte razionale. discernimento, la mia volontà. Allora, da capo potremmo dire che noi siamo il nostro desiderio. Da capo, cioè, fa pure il professore, capito? Ma il desiderio non è mai nostro, perché non siamo noi che portiamo il desiderio, è il desiderio che ci porta. Questa immagine è Certamente. forte. Il desiderio ci porta, ci trascina, ci sospinge. Non è il cavallo, potremmo dire nemmeno, non è nemmeno il cavaliere, è la caduta da cavallo. Aspetta, qui ci va l'applauso. Anzi, no. Fatality. T'ha dato proprio il colpo di grazia. Fatality. Nope. Where are we? Dopo fatality, non so, cioè, t'ha dato fatality, quindi KO. Non so se sei ancora in piedi, beccate pure questa. Amuro. Amuro, non Come amore. accade nell'amore, no? Quando l'amore funziona. Attenzione ragazzi, una parola proprio da fatality proprio. Amuro, ragazzi, amuro. Cioè, invece di amore, muro, amuro. Tra due è perché c'è l'amour, cioè l'amuro, è perché io non capisco nulla o quasi dell'altro, perché l'altro mi sfugge, perché non c'è empatia, non c'è immedesimazione, non c'è fusione, non c'è unificazione. Adesso lui sta dicendo che praticamente quando tu non vuoi bene a quell'altra persona, allora il rapporto funziona. Il contrario, ragazzi, sono dei malati. Ma c'è l'esperienza dell'amuro. Non ti capisco, per questo ti amo, no? Se ti capissi,
se veramente tu fossi simile a me, se fossimo la stessa cosa, sai che noia. Capito, le regole classiche per tenere una famiglia e quindi avere dei figli, una vita tranquilla, tutto, no. Le devono rompere quelle regole, perché una persona che segue quelle regole non si fa prendere da... non vive una vita così piena di divertimenti, tra virgolette, no? Dove, capito, va di divertimento in divertimento, intanto però non ti dicono mai le conseguenze di quel tipo di vita. Lo vediamo davanti a noi oggi. Siccome in questi ultimi anni ci siamo allontanati da quel tipo di vita, oggi adesso paghiamo le conseguenze. Però gli esperti devono fare di tutto per dirti che non, il tuo problema è se non gli esprimi questi tuoi desideri. Ragazzi, svegli, queste sono cose che l'uomo ha affrontato migliaia di anni fa. E questi deficienti, siccome noi non leggiamo, ci mentono con queste cazzate, perché noi siamo veramente a livelli stupidi proprio, animali proprio, e non capiamo come ci stanno, come... quanto è facile fregarci, ragazzi. Questo qua, una persona del genere è da mettere proprio in carcere, proprio, perché è come un criminale, proprio, perché ti dice che devi fare il male invece del bene. Invece oggi i criminali li mettiamo come esperti. Questa è la verità. No, sai che barba. La condizione dell'amore è l'amuro. L'amuro come cuore dell'amore. Capito? Una persona che non... devi sfogare il tuo, la cosa sessuale, non devi avere un rapporto umano con questa persona. Muro. Cioè l'esperienza del muro, cioè dell'incondivisibile nel rapporto d'amore. Quindi c'è un rapporto, sì, ma in questo rapporto si condivide qualcosa che non si può condividere. Questa è la forza. Attenzione, qui ci va. Fatality. Cazzo, ho detto una cosa spettacolare. Di ogni legame d'amore è anche l'esperienza della lettura. Leggo il libro, assorbo il libro, comprendo il libro, ma trovo sempre nel libro qualcosa che non posso comprendere, che non posso assorbire. Fatality. Un'altra fatality, mi dispiace. Amuro era fatality. Ah, quindi qui il capitalismo. Questo nemico inventato. Allora, da capo, è come se noi immaginassimo che il desiderio è una sorta di motore sempre acceso che ricerca quello che noi non abbiamo, ma che una volta trovato quello che noi non abbiamo, anziché soddisfarsi, rilancia. Mi sta dicendo che noi, così, seguendo i nostri istinti, quindi questi desideri, c'è un problema, che non ci accontentiamo mai. Però a chi danno la colpa per questo problema? Non al fatto che noi dobbiamo tipo frenarci, perché in quel modo ci gustiamo meglio le cose, invece di come un drogato cercare sempre una droga e non accontentarci mai, no? Aumentare sempre di più la dose perché non ci basta mai, no? E si finisce per morire in quel modo. No, loro ti dicono che questo problema, cioè questo non desiderare così all'infinito, è colpa del capitalismo. C'è la sua rincorsa forsennata. Questa è la dimensione nichilistica del desiderio, di cui si nutre il discorso del capitalista. Il mondo in cui noi viviamo è un mondo costruito su questa rappresentazione nichilistica del desiderio, che ci spinge sempre verso il nuovo. Cambiare. Grazie agli insegnamenti che fai tu, grande esperto. Grazie agli insegnamenti che fai tu, grande esperto, che dici che devo desiderare, devo esprimere i miei desideri. Se una cosa mi piace, la devo avere. Grande esperto. E quindi a chi danno la colpa? Non a loro stessi, ovviamente, non alla loro filosofia da malati di mente, ma a questo nemico. Hanno inventato un nemico così astratto, così, il capitalismo, che non esiste. E ti dicono, c'è questo cattivo che è il capitalismo, che abbiamo creato noi uomini stessi, perché purtroppo è l'unico sistema che esiste, che potremmo avere. Non c'è alternativa. I fidanzati, le fidanzate, come se fossero frigoriferi o televisioni. Oh, o... che belle parole! Che belle parole! Che belle parole! Lasciarle andare al destino. Questo
più lunga. Tutto l'ultimo cinema di Clint Eastwood è dedicato alla paternità al di là della biologia, alla paternità al di là della proprietà. Se vuoi... Però, di solito i criminali che comandano questo mondo odiano il concetto di proprietà, perché non vogliono che gli schiavi si mettano in testa che devono avere la loro terra, le loro cose, e devono essere delle semplici macchine da, al massimo possono avere il reddito di cittadinanza, cioè quelle briciole che diamo noi, se fanno i buoni, e se riescono ad essere schiavi buoni. Se, infatti piano piano li stiamo sostituendo con schiavi un po' più, con meno pretese, perché cominciate a darci fastidio, tutte queste esigenze non va bene. E quindi via con la proprietà privata e vediamo il mondo così che auspicano. Pensate, Million Dollar Baby, per esempio. Ecco, già il titolo che ha scelto, Million Dollar Baby. Quindi soldi, qualcuno che voleva un milione di dollari. Quindi soldi. E quindi è soprattutto una donna che voleva fare il pugile. Malati di mente, ragazzi, malati di mente. Uomo deve diventare donna, la donna deve diventare uomo. La storia di un allenatore di pugilato. Pugilato, gente che si dà ammazzata in testa, ragazzi, normalissimo. Anziano. Pedofilo. Che dice sì alla adozione, certo, di una figlia. Certo. Un po' di pedofilia. Una pugilatrice senza chance, senza speranze, a 33 anni, viene dalla provincia più profonda degli Stati Uniti. Quindi lui adesso con questi esempi sta dicendo che il vero amore non è quello della famiglia. Devono distruggere la famiglia, questi malati mentono. E dice però non tua madre, tuo padre, no, quelli non ti amano. Ma chi ti ama è chi ti adotta, qualcuno che non è padre o madre, ma ti adotta perché per interesse, o perché è un pedofilo, o perché è uno insomma che gli servi per fare lo schiavo. Questo dice, vai. Non ha nessuna possibilità, ecco il punto della fede. Andiamo non qua. Ha nessuna possibilità, fa uno sport di maschi in una palestra che vieta l'accesso alle donne, e questo l'allenatore Frankie dice sì, io divento il tuo maestro. Questa è la paternità. Non è altro che questo, è l'adozione della vita che va al di là della biologia e della continuità di sangue. E secondo me di questo hanno bisogno i figli, i nostri figli e i giovani di oggi, cioè di incontrare qualcuno che adotta le loro vite, cioè... Oddio, capito? Dobbiamo trovare qualcuno con i soldi che ci adotta, ragazzi. Niente più... Qui, in questo caso, lui parla di gente che è ancora così alle spalle di mamma e papà, perché ancora non è maggiorenne magari, però voglio tradurre bene, qualcuno, ecco, adesso ci fa anche un lo diceva anche Jovanotti in una bellissima canzone del 2004, la ricordo bene perché è la canzone che cantavo a mio figlio quando lo tenevo in braccio, mi fido di te, cosa sei disposto a perdere è il riferimento al genitore. Se un genitore si fida di un figlio, cosa è disposto a perdere? Per esempio, il genitore si deve fidare del figlio. Quindi allora, il figlio, ragazzi, non ha cervello. Io, per esempio, il fatto, per esempio, che prima erano i genitori, per esempio, a decidere quello che dovevi sposare, io lo trovavo stupido. Invece adesso che sono cresciuto ho capito perché. Perché quando siamo bambini siamo completamente coglioni e ci dirige il nostro desiderio e non la ragione. Perché il cervello umano, la parte che ci frena, si sviluppa dopo che abbiamo raggiunto i 25 anni. E quindi ecco perché non era una stupidata, una stupidaggine. Quella cosa là di far scegliere i tuoi genitori, che ce l'avevano un cervello a differenza di te, che avevano vissuto, sapevano quello che facevano. Molta gente invece gli dicono, come gli sta dicendo lui adesso, che i genitori devono lasciare liberi i loro bambini. Liberi significa andare nelle mani di questi esperti con i soldi che ti adottano. Vai a lavorare per loro.
Quindi andiamo avanti. Potrebbe essere disposto a perdere tutti i progetti che ha sui figli. Un buon genitore che si fida di un figlio. Quindi un buon genitore è quello che lascia, abbandona il figlio, così nelle mani loro. Figlio deve esporsi al figlio nella sua nuda fede, cioè non avere progetti. Perché quando i genitori... Non avere progetti, lascia stare il figlio, lascialo. Il figlio è saggio abbastanza, lasciacelo a noi. I genitori hanno dei progetti sui figli, i figli hanno dei destini, e questi destini di solito non sono mai felici. Allora, finisco. La testimonianza più pura della paternità è il gesto dell'adozione, cioè responsabilità illimitata verso i nostri figli senza diritto di proprietà. Senza diritto di proprietà. Non è tu, schiavo. Schiavo, la pecora che hai prodotto, lascia stare, liberala. E senza fare progetti. Questa è la cosa più difficile. E questo è il dono veramente più, se volete, più sottile, più raro, più impossibile che un genitore può fare. E visto il contesto, noi lo troviamo meravigliosamente descritto nel passaggio B. Deve dire il contrario. Ecco, addirittura ci mette in mezzo la Bibbia, lui. C'è proprio il Satana. Il biblico di Abramo e Isacco. Il mio modo di leggere questo passaggio che è molto... È il tuo modo di leggerlo, ovviamente. Ecco, diciamo che è il tuo modo di leggerlo. Eterodosso dal punto di vista del... Eterodosso, non ortodosso, ovviamente. La teologia è che Abramo sacrifica il figlio più amato, quello che arriva in un tempo impossibile, il figlio della promessa. Lo sacrifica nel senso che rinuncia ad avere la proprietà su di lui. E questo è il genitore. Capito, schiavo? Tu non devi avere proprietà. Questo che il genitore deve poter fare, abbandonare i propri figli, ecco. Avere fiducia nella loro libertà, lasciarli andare al deserto. Fatality. No, fatality. No, questa non era da fatality, però era bella. Grazie. Ma l'applauso l'ho già fatto. Calma. Abbandoniamo i nostri figli, lasciamoli al Big Brother. Non rimpiango il passato, ma mai, mai. Allora, qui adesso lui dirà che praticamente prima gli insegnanti ti menavano, erano cattivi. Invece adesso viviamo in libertà. Questa è una falsa libertà, ragazzi. Guardate, c'era... Infatti qua me lo so segnato. Proverbi 27,5. Guardate ragazzi, non vi mettete paura. Vedremo un pezzo della Bibbia. Vi farò vedere che non c'è da temere. E in questo modo noi possiamo, possiamo decifrare e non farci ingannare da questi... Allora, c'è questo sito fantastico che si chiama Bible Gateway, quindi lì c'era scritto proverbi, quindi siamo in... proverbi 27,5, 27, quindi qua si sceglie il capitolo. E il 5 sarebbe il paragrafo, no? Quindi andiamo. L'ira è crudele, collera impetuosa, ma chi... Allora, meglio una riprensione aperta che un amore nascosto, no? Eccola, la sesta, quindi non la 5. Quindi, fedeli sono le ferite di un amico, ma ingannevoli sono i baci di un nemico. Ragazzi, qui c'è saggezza in questo libro, ragazzi. Te levi, per favore. Niente. Troppo. Ah, c'era X. Quindi, ragazzi, le belle parole che ci dicono alla televisione sono bellissime, ma sono ingannevoli. Invece qualcuno che ti dice una cosa vera, quindi magari... l'insegnante che capiva che un bambino, per esempio, non ha molte cose, non riusciva così a entrare in testa, no? Quindi se facciamo come oggi, che lasci il bambino anche se gioca col telefonino e non te ne frega niente, quello non è amore, ok? Io personalmente non rimpiango il passato,
Io non penso che è impossibile recuperare quelle forme di rispetto e di trasmissione e di filiazione che funzionavano in passato, e dobbiamo togliercelo dalla testa. Cioè... Ragazzi, sta parlando l'esperto, dobbiamo toglietelo dalla testa, quel modo di fare, di curarci uno dell'altro, quindi di preoccuparci. La professoressa deve entrare come un robot e non deve sfiorare nessuno, non deve occuparsi di nessuno, non deve toccare nessuno. Okay? Lasciare i bambini oggi hanno il potere di fare i bulli, di vincere il più forte, no? Perché non c'è un adulto. E i bambini mostrano i muscoli e danno fastidio magari al più debole. E quello è il sistema che abbiamo. Una volta che escono da lì, è quello diciamo, il sistema che li aspetta. La regola del più forte. E te lo fanno assaggiare già da quando sei bambino. Dicendo, per esempio, dicendo al genitore, all'adulto che è in classe, per esempio, di non fare l'adulto. Quindi levare questa parte qua che frena, no? Senza freni, ragazzi. Questo è quello che vogliono questi malati di mente. Quindi l'insegnante sarebbe il freno per dei bambini. Con la sua saggezza, con la sua esperienza di vita e tutto, il cervello e tutto, può frenare la violenza acefala dei bambini. Però loro no. Tra 20 anni la famiglia composta da una coppia eterosessuale con 2 figli bianchi sarà una pulce in un oceano. Capito, ragazzi? La diversità, ragazzi. I maschi si sposeranno con i maschi, sarà normalissimo. Ed è normale. Eh? E le donne si sposeranno con le donne, ed è normalissimo. Cioè, questa famiglia così, un vecchio modo così, madre, padre, ma toglietevelo dalla testa, ragazzi. No, lo risentiamo. Dobbiamo togliercelo dalla testa. Cioè, tanni la famiglia composta da una coppia eterosessuale con 2 figli bianchi sarà... 2 figli bianchi? Come ti permetti? Non devi sposare qualcuno di un altro colore, eh? Non ci provare, eh? Non fare il razzista. Eh? Una pulce in un oceano. La famiglia va verso una stratificazione sempre più complessa e non c'è niente che arresterà questo processo. Certo, capito, ragazzi? Non c'è niente che arresterà questo processo. Il problema vero non è cercare, come dire, difendere l'ago nel pagliaio, perché la complessificazione della famiglia sarà, come dire, il nostro destino. Il problema è che in questa complessificazione, stratificazione, modificazione antropologica, non... Modificazione antropologica, ragazzi. Distrugga la famiglia, non distrugga il legame familiare, e dunque non distrugga il tema dell'educazione. Ma questo è il nostro destino, cioè rimpiangere una società verticale dove la parola del padre... dettava legge solo perché era pronunciata dal padre, questo non era un buon modello e non bisogna rimpiangerlo. Nei due papi io non vedo un'espressione di forza. Nei due... Allora, ragazzi, quando è il padre, tuo padre, che alza la voce, lo fa per il tuo bene. Ma il sistema oggi è fatto a piramide. Appena esci da casa tua, c'è solo una piramide, ragazzi. Però loro vogliono attaccare una piramide che ha un senso, che è quella familiare, di una persona che ti vuole bene. Ok? Una volta che siamo usciti dalla famiglia, significa che noi siamo adulti, quindi non abbiamo bisogno di una piramide una volta usciti di casa, perché siamo adulti. Quindi dovremmo trattare noi stessi da adulti, senza più un adulto che comanda tutto e poi tutti gli altri sotto. No, c'è qualcosa che non va. Piramide sì, ma quando siamo bambini, in famiglia, nella società, siamo tutti uguali. Questo è l'inganno, ragazzi. Due papi, io vedo uno strabismo. Abismo, ci va un... Fatality. Giusto così, per ipnotizzarti, no? Sono quelle parole che ti danno proprio un KO proprio subito. Quindi, proverbi, quindi quella cosa là che ho detto del proverbio, vale anche per quest'altro segmento qua.
problema, cioè il problema è che questa generazione non è demoniaca. Sta vivendo un... Capito, ragazzi, questa società non è demoniaca, è questo il problema. Non vi sentiamo. Gli sdraiati indica il problema, cioè il problema è che questa generazione non è demoniaca. Più chiaro di così. Ma che è? Più chiaro di così. Sta vivendo un grande problema, che è il problema del fatto che non ci sono più giustamente adulti che trasmettono il desiderio, che accendono le vite. Cioè, è facile accendere un computer, ma come si accende una vita? Una vita si accende solo attraverso la passione, e la passione accende la vita solo per contagio. Quindi il nostro tempo ha bisogno di testimoni capaci di accendere le vite attraverso le passioni, attraverso le testimonianze di desiderio, ma non attraverso il rimpianto di com'era. Non rimpiangiamo com'era. Prima, quando eravamo tutti educati e il mondo non era inquinato e tutto, e dove i maschi andavano con le femmine, e eccetera, eccetera, quello era un mondo antico. Antico, non rimpiangiamo quell'epoca. Come eravamo barbari? Ma un po' di inquinamento lo vuoi mettere? Ma dai! Senza telefoni, senza niente. Senza pedofili, senza... Ma dai! Un po' di divertimento, su! Quello è un tempo, secondo me, veramente esaurito, e io aggiungo anche meno male che esaurito. Meno male, così ci mangi adesso. Perché io ricordo molto bene come veniva portata l'educazione. Io sono stato uno degli ultimi bocciati nel Regno Unito in seconda elementare. E ricordo molto bene il momento in cui... Capito, ragazzi, lui è vissuto in UK. In cui decisi di non apprendere più nulla. Quando la mia maestra, che ci dava le bacchettate con il reghello o ci faceva mettere le mani nella neve, e non bisogna rimpiangere questo. Ci sono gesti di una pedagogia autoritaria, che meno male che è morta. Le mani nella neve, poi tornavo a casa giustamente con le mani viola, mio padre mi dava uno schiaffo. Non sono belle cose queste. Sono belle cose. Qualcuno che ti dice, che ti mette dei freni, perché magari cosa hai fatto che ti sei meritato quella roba là? Magari hai dato fastidio a qualcun altro. Invece oggi fa il bullo e nessuno, la maestra gioca al telefonino. Meno male che è finito questo tempo, ma il momento in cui io staccai la mia attenzione dal discorso della mia maestra è che ci chiese a noi bambini in seconda elementare: qual è secondo voi la bellezza del fuoco? Su questo ciascuno di noi disse qualcosa, le cose più diverse, e la maestra ci dice: no, non capite nulla, la bellezza del fuoco è che si muove. Di fronte a questa scienza c'è una sola risposta alla bellezza del fuoco, questa è l'educazione autoritaria. Ragazzi, che bello il mondo che vi abbiamo messo adesso davanti, pecore. È così libero. Guarda quante scelte che hai. Puoi andartene dall'Italia in America, puoi andartene, che ne so, verso il nord Europa, puoi andare in Cina anche, che ci sono belle opportunità anche là. Insomma, quante opportunità. Invece il mondo che eravamo prima era così nero. Così violento. Oggi è tutto così bello. Che di fronte alla bellezza c'è una sola risposta, una sola interpretazione che vale. Tutto il resto è falso. Ecco, noi siamo usciti da questo tempo. Noi dovremmo essere in una scuola che rende possibile più interpretazioni della bellezza del fuoco e non avere nessuna nostalgia del pensiero unico, cioè che esiste un pensiero unico. Ragazzi, più pensiero unico di quello che viviamo adesso. Invece prima era il pensiero unico. Non che prima sia stato un paradiso, però sveglia, perché quello che vediamo intorno a noi non è il futuro, non è molto così. La gente, molti giovani non hanno più speranza, perché sono completamente, molti si suicidano anche, perché non hanno più speranza, non sanno più, perché questi qua, gli esperti, gli dicono che va tutto bene, anzi non c'è alternativa. Non è che si può uscire, è così, l'uomo è fatto così, bisogna accettarlo così. Perché... Una sola lettura della bellezza del fuoco. Te lo devo anch'io l'applauso. Anzi, visto che siamo bambini. What's next? Troppo amore, ragazzi. Ci può essere troppo amore. La madre può uccidere, può soffocare la vita quando è troppo presente, quando non sa essere assente,
capito? La madre deve essere assente. Lasciaci questa pecora che hai prodotto. Lasciacelo. Quando non sa essere una donna, la madre si è coricata sopra il bimbo e il bimbo è morto. Quando Salomone inventa lo stratagemma... Attenzione, perché il colmo è quando cita la Bibbia. Cioè, vedere citare la Bibbia proprio da Satana è il massimo proprio. È il massimo, perché completamente distorce, capovolge tutto quello che c'era scritto e lo dice a modo suo. La spada? Noi abbiamo due reazioni diverse nelle madri. La prima, una delle due, dice... Allora d'accordo, lo cito perché è un passo molto importante, non sia né mio né tuo. Significa che se questo figlio non mi appartiene, meglio che muoia. Una delle due madri sceglie la proprietà del figlio al posto... Proprietà? Come ti permetti, schiavo? Della libertà del figlio. Una delle due madri non riesce, diciamo così, a concepire la possibilità di perdere il figlio. Piuttosto di perderlo, meglio che muoia. È la madre che Lacan descrive nella forma del coccodrillo. La madre coccodrillo, la madre come due fauci spalancate che tende a divorare il proprio frutto. Ecco, Lacan è un altro malato di mente come Freud, che così ha dato una teoria a questi malati di mente. Così i malati di mente dicono, guarda, c'è un libro qua che dice che quello che stiamo facendo è tutto così, insomma, ci sono esperti. Gli esperti dicono... È una patologia del materno, non è il materno. Il materno è quello che abbiamo visto oggi, mani, volto, eccetera, eccetera. La madre coccodrillo è un'aberrazione della maternità, così come il padre padrone è un'aberrazione della paternità. Capito? Il padre che si occupa del bambino non va bene. Non si deve occupare, deve essere assente il padre. Lasciateci questi bambini liberi. La madre coccodrillo è la madre tutta madre. È la madre che divora il proprio frutto. È la madre che non è più donna. È la madre che è disposta, come dire, a sacrificare la vita del proprio figlio pur di non perdere il diritto di proprietà sul proprio figlio. L'altra donna, potremmo dire la madre, l'altra donna sa perdere il figlio. L'altra donna sa... Quella è buona, certo. Quell'altra donna, quella è buona. Quella che la lascia abbandonare il figlio, sì, quella è buona. Rinunciare alla proprietà del figlio per la sua libertà. Ecco, liberati del figlio, donna. La cosa interessante mi pare che noi dobbiamo concepire queste due madri come due... istanze ugualmente presenti in ogni madre. Ogni madre oscura. Ma vediamo la faccia da esperto. Istanze ugualmente presenti in ogni madre. Che pensa tantissimo. Sta bollendo. Sta uscendo. Fatality. Andiamo alla prossima. Troppo amore. Quindi siamo quasi alla fine, ragazzi. Resistete, perché ci sono delle perle qua alla fine. Potrebbe avere tutte le donne. Ecco, diciamo che... Vediamo cosa gli esce dalla bocca qua. Spettacolo. Non so se avete presente che nel suo bunker ha questa straordinaria collezione di immagini di donne che contengono. Sta parlando di un puttaniere. Di uno così che pensa così ad avere tante donne, e ha tanti soldi, e dice lui potrebbe avere tutte le donne che vuole, invece... Sentiamo. Entra la sera tornando a casa dal lavoro, ma non ha donne, solo le immagini delle donne, ma niente donne. Lo stesso per quest'uomo, solo libri, niente donne. Capito, lui adesso prende in giro quelli che leggono e non hanno le donne. Un uomo che con un certo fascino, con risorse economiche, una bella professione, potrebbe avere tutte le donne del mondo, ma vuole avere... Potrebbe avere tutte le donne, cioè semplicemente perché uno ha fascino, ha soldi, può così andare come una farfalla su ogni qualsiasi fiore e praticamente magari potrebbe anche succedere che nasce un figlio, per esempio, e chi lo cresce? Il sistema. Un altro malato di mente, un altro debole, perché se tu non hai un padre o una madre che ti cura e ti sa mostrare la via, beh, esci fuori malato di mente, ragazzi. Esci fuori malato di mente e sei nelle mani
vai a finire che fai il soldato, tipo. Te ne vai in guerra perché hai sentito questi malati di mente. Magari se sentivi papà e mamma, che sono gli unici persone al mondo che posso garantire che ti vogliono bene, nessuno può volerti bene più di loro, e no, non sei controllabile in quel modo. Quindi lui incita così, quindi l'ha detto tranquillamente, cioè un maschio che ha tutti quei soldi, invece di divertirsi con tutte le donne del mondo, l'ha detto così tranquillamente. E questo è una persona che così ogni tanto analizza anche la Bibbia, anche se l'ha ammesso che lo interpreta in modo, come ha detto, in modo non ortodosso ma eterodosso. Avere tutti i libri del mondo, potrebbe avere tutti i corpi erotici del mondo, tutti i corpi, gli dà Giuda ed è brutto, continua. Ma preferisce l'erbario. E quando deve giustificare il perché di questa scelta, meglio il libro della donna, mi dice, con i libri sono sicuro che non sarò mai tradito. Meglio i libri degli esseri umani. Questo è il suo assioma fondamentale. Si può contestare più o meno, ma è un assioma rigoroso. Meglio i libri degli esseri umani. Ad un certo punto, però, nell'analisi accade che un tarlo si infiltri nella sua biblioteca e cominci. C'è già steso. Andiamo alla prossima. Manca la lavagna. A un certo punto qui stava spiegando qualcosa, però dice, ragazzi, il mio, quello che vi sto spiegando non fa una piega, cioè è perfetto, è chiaro, è tutto, però il problema è che noi qui non abbiamo una lavagna, dice. Che cosa soddisfa questa domanda di riconoscimento? Il seno? No. Il riconoscimento della domanda. Allora scriverei una linea che apre Q. Linea che apre Q. Fatality. Scusa, ci andavo. Ritrova un punto di soddisfazione iniziale rispetto. Scusate, vi sto facendo confusione perché non avete la lavagna, questo è importante. Capito, ragazzi. Manca la lavagna, sennò sarebbe tutto chiarissimo. Ma apre Q. Prossima volta avere una lavagna. Pre-Q, presa per il culo. Lavagna. No, no, no. Allora riduciamo al minimo. Riduciamo al minimo, proprio non capite niente, ma io lo riduco al minimo così forse capite. Ma non fa, è semplicissimo quello che vi sto dicendo, ragazzi. Vi sto dicendo l'opposto di quello che sapete. Non avete capito niente, dovete capirle così le cose. Domanda di riconoscimento. Certo. Che cosa soddisfa? Domanda di così di riconoscimento del passaporto, devo fare la richiesta, sì, poi. La domanda di riconoscimento, il riconoscimento della domanda. Aspetta. Fatality. Complimenti. È vero, non fa una piega. Non capisco perché non ce l'ho arrivato qui. Facilissimo, no, bambini? Voglio essere. A quel punto ci stavano i grilli. Essere per te qualcosa. Non voglio essere per te un tubo digerente, voglio avere per te un valore, domanda di riconoscimento. Quando si soddisfa questa domanda? Quando io riconosco il tuo valore. Il permesso di soggiorno, sì, ok. Passiamo alla prossima. Adesso, tutto, ora, subito. Anche una parola centrale nella predicazione di Gesù. Attenzione ragazzi, ecco, quando si mette a parlare della Bibbia c'è veramente da stare attenti, perché ovviamente come ogni cosa lui lo deve invertire, no? Quindi sentiamo. Il regno o è adesso o non è. Capite? Il regno non è, è dopo, nel senso che noi qui su questa terra stiamo avendo questa esperienza e a seconda di come, diciamo, abbiamo vissuto, abbiamo aiutato il prossimo, abbiamo vissuto in modo corretto e tutto, avremo il regno dopo, diciamo. Okay? Invece il malato di mente vuole farti credere che devi godere subito e ora, perché non ci sarà nessun dopo. E così, a istinto, noi ci verrebbe da dire, anche perché siamo stati lavorati mentalmente da questi, che ragazzi
non c'è niente dopo, finito qua, arriva la morte ed è finito tutto. In questo modo la gente diventa più animale e passa la vita diventa un inferno, perché tutti vogliono godere e non pensano al futuro, perché tanto morirò, tanto da un momento all'altro posso morire. E quindi fanno i cattivi. Facendo i cattivi, ragazzi, in un sistema come questo, vince sempre il più forte, quello che ha più muscoli. Soprattutto quelli che hanno creato il sistema, la gabbia dove vivi. Se la gabbia dove vivi, la regola è vince il più forte, vincono sempre loro. Se invece nella gabbia dove vivi vince la persona più onesta, non vanno loro al potere, ragazzi. Chiunque è onesto è al potere. Ok? Questo è il grande inganno. Loro vogliono fare un sistema dove vincono i muscoli, vincono gli malati di mente. I malati di mente sono al potere. Ok? E hanno anche gli esperti adesso. Hanno gli esperti che ti dicono come che è tutto normale questo. Fare l'animale è normale. Il regno non è al di là di questo mondo. Il regno... Capito questo? Non è al di là di questo mondo. Oh, grande, guarda Satana. No, o è adesso o non è. Tutto, ora e subito, divertiti schiavo. Stai per morire. Potenza schiavo. Del desiderio, o è in atto o non è. Veloce, mentre il discorso del capitalista suggerisce che la scelta sia uscito il capitalismo, noi non possediamo ancora in un al di là continuo, che è poi un al di là mercificato, un al di là pensato attraverso la categoria feticistica della merce. È più facile così, lo raccontano i nostri pazienti, no? Anch'io ero coglione prima, stavo lì ancora, pensavo che c'era il capitalismo che era il problema e quindi mi ero buttato così. No, ma allora il comunismo quello, la cosa buona. Così tu ci caschi e non credi più nella proprietà privata, non credi più, cioè, vedi il mondo come una specie di grande gabbia di pecorai, diciamo, di una gregge così di pecore, tutte uguali, così. E ci fanno andare verso, perché noi già ci siamo in comunismo, è quella la cosa bella, che noi già ci siamo. Che si trovano sempre con le vite insoddisfatte alla ricerca di un oggetto che possa salvarle, ma dietro ogni oggetto c'è lo stesso vuoto. Perché Lacan usa, adesso non voglio spaventare, ma riassume tutto questo discorso dicendo, diciamo, se lo dico per il no, più. Non c'è spaventato, no, continua tranquillamente, sono belle parole quelle che dici. Tu, esperto in filosofia, dicendo che allora il desiderio è una metonimia della mancanza essere. Attenzione, qui ci va Fatality. Fatality. Cazzo, lo risentiamo, no? Diciamo, se lo dico per i più esperti in filosofia, dicendo che allora il desiderio è una metonimia della mancanza essere. Fatality. Ecco. Vuol dire che è uno spostamento metamorfico, continuo, della stessa mancanza essere che ciascuno di noi è. Certo, chiarissimo. L'immagine più efficace con cui possiamo descriverlo è un quadro di Bruegel, dice Lacan, Bruegel, la colonna dei ciechi. Il desiderio descritto come lo stiamo descrivendo, cioè nichilisticamente, come cattivo infinito, come insoddisfazione perpetua, permanente, come inquietudine costante, è come una colonna di ciechi. In testa c'è un cieco che guida la colonna fatalmente verso un precipizio, verso l'abisso. Non c'è speranza in questo. Ecco, immaginiamo questa scena, è lui. Lui è cieco, ragazzi. Non so se è slovacco... rappresentazione solo negativa del desiderio, cioè del desiderio, ripeto, come cattivo infinito, come direbbe Sartre, pulsione di perdita. Sartre, ragazzi, un altro malato di mente che praticamente sappiamo che andava con le studentesse, che anzi la moglie le procurava, le studentesse, e le dava questo pedofilo. Pulsione. Però siccome i pedofili e gli omosessuali sono i filosofi proprio alla base di questi malati di mente,
Sono loro, li scelgono loro gli esperti. La storia la scrivono i malati di mente, quelli che vincono. Di perdita. È una grande tentazione dell'umano. Pensate al dongiovannismo. Il dongiovannismo è una rappresentazione drammatica di questa pulsione di perdita. Allora, che è lunga questa, per questo lo sto lasciando, perché dice altre perle qua. Mi avete sentito fin qui, adesso c'è la... Purtroppo ti ho sentito fin qui, vai. Verso la vetta. Adesso però andiamo verso la vetta, quindi adesso comincia a dire, comincia a sparare grosso. L'ultimo sguardo che noi daremo sul desiderio, chi arriva sulla vetta sarà soddisfatto, promette la guida, diciamo, la guida alpina. Questa rappresentazione del desiderio è una rappresentazione che i buddhisti hanno stigmatizzato, no? Cioè questo desiderio porta sofferenza. Sì. Questa versione del desiderio non può che portare sofferenza. Attenzione che sta invertendo la verità. Quindi sta dicendo che se tu trattieni e non esprimi il desiderio, è violenza. Sentite bene con cosa sta cercando di dire. Quindi non sta dicendo che insomma se tu sei schiavo dei tuoi desideri poi c'è una sofferenza, sta dicendo il contrario. È bravissimo ragazzi, se no non li sceglievano a fare gli esperti. Guarda che faccia l'esperto. Perché ogni oggetto sarà egualmente insufficiente a colmare il vuoto della mia vita, perché il vuoto non si colma attraverso l'oggetto, ma si colma, ecco. Vedere la vetta, ma si colma attraverso il desiderio stesso. Eccola, grande siete. Grande, bisogna desiderare, ragazzi, e quello ci renderà liberi. Il contrario, ragazzi. Chi è schiavo dei desideri finisce male. Ma questi vogliono farvi finire male. Come sono finiti male tutte le persone oggi? Che non usano più la testa, non hanno più cervello. E loro dicono che loro devono seguire il loro desiderio. Perché li vogliono così, zombie, ragazzi. Malati non di mente. Attraverso l'oggetto, ma attraverso la forza attuale del desiderio, che non dipende dall'oggetto, ma che si manifesta come una trascendenza interna. Io su questa... È chiaro, ragazzi, non è difficile quello che sta dicendo, perché guarda, adesso non sembra che sta dicendo qualcosa di complicato, ma è semplicissimo, ragazzi. Lui vuole che la gente esprima, si liberi dai freni, perché loro non vogliono gente educata, che non fa le cose, le zozzerie, che non sono puttane che così vanno con quelli che hanno i soldi. Non le vogliono quelle donne, loro vogliono gli schiavi dom, deficienti. Perché uno quando è deficiente e ignorante è più facilmente controllabile. E una persona che è schiavo dei propri desideri è una persona schiava, è finita proprio. Trascendenza interna, penso che lì sia la vetta. E vi voglio portare solo a capire che cos'è questa cosa, che riguarda anche la vita di ciascuno di noi, e lasciarvi su... Lui ci sta portando la vetta. Su questo punto. Qui è il punto chiave. Ecco, il punto chiave, ragazzi. Questo è il punto chiave. No? Noi siamo condizionati da una cattiva lettura del desiderio. Ecco, ovviamente, no? Tutto quello che sapevamo è... It's wrong. Pensiamo, cioè, che il desiderio fondamentalmente sia un'esperienza, sia un'esperienza di trasgressione della legge. E per certi versi il desiderio è un'esperienza di trasgressione della legge. Sì. San Paolo l'ha visto molto bene, no? San Paolo, ecco, quando si mette... Attenzione. Quando teorizza nella lettera ai Romani, che è la legge che fonda il peccato. Nel mondo animale non c'è peccato. Non c'è senso del peccato perché non c'è senso della legge. È la legge che fonda il peccato. La legge introduce un limite, una soglia. Pensate al mito di Genesi. No? Questo non puoi consumare i frutti di questo albero, c'è un limite. E... Attenzione ragazzi, seguite quello che sta dicendo perché è importantissimo. Sta completamente invertendo quello che c'è scritto nella Bibbia. Immediatamente sorge. Quindi sta dicendo che da questo limite il desiderio di trasgredire il limite stesso. Quindi quando noi mettiamo dei limiti, stiamo accentuando il desiderio. E quindi quello è il problema, dice. Parte del pensiero di Paolo. E quindi trattenere quel desiderio che abbiamo poi ci porta ad avere problemi. Ecco. Aveva già fissato questa dialettica fondamentale tra la legge e la spinta a trasgredire il limite posto dalla legge. Se volete, Freud traduce questa dialettica dicendo che esiste un contenuto ordinariamente, non patologicamente, ma ordinariamente perverso del desiderio umano, che si vede nei bambini, si vede negli adulti, si vede nella vita umana. Cioè se noi diciamo non puoi mangiare al nostro bambino, al nostro figlio, non puoi mangiare questo,
cioè questo è interdetto, l'oggetto che subisce l'interdizione diventa un oggetto di desiderio. Allora ragazzi, immaginiamo che ci sono due persone che devono fare una gara di bodybuilding. Due persone. Una che, anzi, ok, facciamo quell'esempio, ne potrei fare altri. Queste due persone, siccome non posso fare, non posso staccare la linea, diventa una linea continua. Queste due persone, uno di loro è furba e dice, senti, mangia, perché se mangi poi ti viene tanta energia, mangia tanto. E lui, essendo stupido, quindi immagina questo qua, il furbo, è lui. Questo qua, che è stupido, che ci casca, siamo noi. Lui ci crede a questo e comincia a mangiare tanto. Mangia tanto, mangia, quindi senza freno, quello che sta dicendo lui, senza freni. Fai le cose senza nessun tipo di freno, tanto non ti succede niente. Quando arriva alla gara, lui ha un vantaggio enorme. Capito? Oppure un altro esempio è due persone che devono avere un duello a pistolettate. Uno di qua, con la pistola, girato, e l'altro di qua. Questo qua che è furbo, dice a quest'altro, senti, ma perché ti appesantisci e tieni quella pistola lì? Ma buttala, no? Prendi questo sassolino qua, che è molto più leggero, no? Lui ci casca e lascia la pistola, lascia la difesa. Scusa, ma perché tieni gli occhi aperti qua? Ma chiudili, una bendato, no? Perché così non vedi... Ti va bene, no? Fidati. Quindi noi siamo a questo livello, ragazzi, noi siamo i deficienti. E loro ci caschiamo, ragazzi. Ci caschiamo, loro ci stanno indebolendo. Così ci possono fregare facilmente, possono vivere alle nostre spalle, ragazzi. Perché quello che non vi dice questo malato di mente è che noi non abbiamo bisogno di psicoanalisi. Noi abbiamo bisogno semplicemente di leggere il libretto di istruzioni, che prima gli esseri umani lo facevano tutti. Leggere la Bibbia, lì c'è scritto tutto. Una volta che capisci che ci sono dei doveri, non solo dei piaceri, purtroppo cioè, ogni tanto devi anche lavare la tua camera, per esempio, no? Non è che ti puoi semplicemente così divertire. Ci sono anche la macchina, per esempio, ci sono delle cose che si consumano. Tu le devi pulire, le devi cambiare, capito? Questo è l'avere dei freni. Trattare bene qualcosa. Invece loro vogliono che tu non tratti bene il tuo corpo, capito? Questi malati di mente, perché in quel modo una cosa che non sa pensare, non sa ragionare tutto, è più facilmente controllabile. E gli puoi far fare di tutto, perché tanto non hanno mai letto, non sanno. E quindi una persona che non sa, lo puoi fregare tranquillamente. Questo è un criminale, ragazzi. Perché sa, perché insomma ce l'ha il cervello, però purtroppo è malato, ragazzi. Quindi bisogna tanto amore per queste persone che arrivano a questo punto, che trovano piacere a fregare l'altra gente. Ma potrebbe anche essere che sono semplicemente malati di mente e la cosa, e quindi a quel punto non c'è niente da rimproverare, sono semplicemente dei malati di mente che non ci arrivano, che stanno creando l'inferno sulla terra. A quel punto uno così rabbrividito da questa cosa dovrebbe pensare che questo qua fa il psicoanalista, scrive anche libri, però ha qualcosa che non va con la testa. E quanti ce ne abbiamo come questi che governano? Noi abbiamo lasciato in mano questo mondo a malati di mente, ragazzi. Sentite le cazzate che dice questo, ragazzi. Quindi l'interdizione in realtà accende il desiderio. Ciò che è proibito... Capito? No, non ti frenare. Vai, divertimento continuo. È più desiderabile di ciò che sarebbe immediatamente accessibile, senza lo scavalcamento della legge. È chiaro questo punto, eh? Chiarissimo. Allora diciamo che esiste una versione del rapporto legge-desiderio che è una versione trasgressiva, secondo la quale il desiderio viene potenziato dalla legge e punta a oltrepassare la legge. La dialettica di cui Paolo parla nella lettera ai Romani. Certo, come no? Satana sta dicendo quello che diceva Paolo. E di cui la psicanalisi verifica la pertinenza. Certo, la psicanalisi, la vostra scienza. Ma questa non può essere, quindi sono io che parlo, cioè non la canone. Sì, minchia.
non può essere l'ultima parola sul desiderio. Noi dovremmo riuscire a vedere che c'è nel desiderio qualcosa che oltrepassa questa dialettica. Ecco ragazzi, adesso arriva la a genialità, vai. E qui, e questa è la vetta, cui io provo a portarvi, no? Provo a portarvi, non so se ci arriverete, se ce la fate a capire questa cosa che sto dicendo. Allora, diciamolo più semplicemente possibile. Ecco ragazzi, voglio diventare degli stronzi come voi, prego. Il più semplicemente possibile. Vai. Esiste uno schema moralistico che noi abbiamo... Ce la potete fare, ragazzi. ...ereditato dalla tradizione, secondo che arriva, per esempio, fino a Kant, ma non solo Kant. Secondo la quale, se siamo nel desiderio, non siamo nel dovere. Capito? Se siamo nel desiderio, non siamo nella legge. Cioè esiste uno schema morale che, diciamo, condiziona potentemente il nostro modo di leggere il desiderio. Capito? Invece non dovete pensare così, ragazzi. E che la psicoanalisi invece cerca di smontare. Ovviamente che cercare di smontare, pezzi del merda. E io dico che è già smontata prima della predicazione di Gesù. Addirittura. E che quindi la psicoanalisi è la grande erede di questo smontaggio della versione moralistica del desiderio. Moralistica, quello è il problema loro, ragazzi. Non vogliono sentire di morale questa gente. Perché non hanno morale. Cioè noi pensiamo che il desiderio e il dovere, per andare al punto, che il desiderio è la legge, e il desiderio e il dovere, se il dovere è appunto l'espressione della legge, sono tra di loro, il desiderio e la legge, antagonisti. Ok? Desiderio e legge sono antagonisti. O se preferite, dove c'è il dovere non c'è il desiderio. Dove c'è il senso del dovere c'è l'esperienza del sacrificio. E dove c'è l'esperienza del desiderio c'è l'esperienza della liberazione da dovere. Uno schema molto... Capito ragazzi? Sacrificio, nel senso dovere. Tu ogni tanto devi pulire la tua camera, perché sennò si sporca. Invece no, desiderio, il desiderio ti dice no, lasciala così la camera. È così bello, non faccio niente. Ecco, lui vi sta dicendo tenete la camera sporca. Seguitelo ragazzi, è semplicissimo. Morale, che noi dovremmo oltrepassare. Dovremmo oltrepassare, cioè non dobbiamo pensare che c'è questa, che seguire i doveri è un sacrificio, così è una cosa buona. Invece i doveri, una cosa così, seguire le nostre passioni, i nostri desideri, è una cosa cattiva. Non va bene così. Noi dobbiamo esprimere i nostri desideri e lasciamo perdere questa roba qua, questi doveri. È uno schema penitenziale. Penitenziale. È uno schema per la psicanalisi superegoico. È la versione superegoica della legge questa. Capito? Superegoica. Quando tu metti in regola, metti dei freni, quindi non stai sempre a mangiare, ma ogni tanto stai attento a quello che mangi, quello è un egoico. Allora, per provare a fare questo scavalcamento, no? Allora, vai. Il problema è chiaro. Certo, noi tendiamo a pensare che sei un malato di mente, vai. La libertà del desiderio sia in contraddizione, in una contraddizione irriducibile col senso della legge e quindi col senso del dovere. Quindi tendiamo, ripeto, a contrapporre la legge vai, e il desiderio. Non ho capito, questo vai. È il punto in cui siamo. Allora, come possiamo scavalcare questo schematismo? Ecco, faccelo scavalcare, dai. Chi ha trovato filosofi, appunto, secondo me, la predicazione di Gesù, la psicoanalisi, ma filosofi come Nietzsche, come Sartre. Sartre. Studiateli bene, che cazzo erano questi malati di mente, ragazzi. Certo, Heidegger hanno tentato di, come dire, di sovvertire questo schema. Pedofili. Allora, per essere il più chiaro possibile... Vai, più chiaro possibile. Propongo una citazione, vi propongo una citazione di Lacan, molto semplice. Lacan? Si trova nel seminario 7, che per me è stata una citazione di quelle che cambiano la vita, come si dice. Quando l'ho vista, ho detto, allora non ho capito niente fino ad oggi. No? E veramente ha rivoluzionato la mia vita. E Lacan dice, lo cito a memoria, Lacan immagina cristianamente il giudizio universale. Lacan immagina cristianamente, comincerei ad avere qualche dubbio. Dice, ci sarà per tutti di noi il giudizio universale, il tribunale. E noi ci immaginiamo che questo tribunale ci dicano, allora, sei stato, hai rinunciato al tuo desiderio per essere in linea con la legge. Quindi adesso sta dicendo, praticamente noi a un certo punto arriveremo dopo la morte e qualcuno ci giudicherà e ci dirà, insomma, hai seguito i tuoi desideri, dice lui, nel senso che ti sei divertito, quindi ti dirà, che se non ti sei divertita, allora hai peccato. C'è il contrario, ragazzi, inverte tutto.
quello che fa Satana, ragazzi. Hai rinunciato al tuo desiderio per essere, diciamo, adeguato al tuo senso del dovere? Hai fatto il bel, una persona per bene? Hai peccato. La carne dice, questa è una menzogna, no? Cosa ci chiederà? Cosa ci chiederà il nostro Dio al momento del giudizio universale? Una sola cosa. E la formula è questa. Hai tu, uno per uno, siamo tutti davanti, diciamo, alla legge, al termine della nostra vita, e la risposta è: hai tu agito in conformità alla legge del desiderio che ti abita? Quindi dentro di te c'è un desiderio che ti abita, che vuole essere espresso. Tu cosa hai fatto? L'hai lasciato libero? L'hai espresso questo desiderio? Oppure l'hai tenuto, l'hai frenato per magari non esprimere qualsiasi cosa che voleva questo desiderio, perché ci sono anche i doveri, i sacrifici. Questo è sconvolgente. Ma come? Non ci hanno insegnato che da una parte c'è la legge e dall'altra il desiderio? Paolo stesso, un certo Paolo, pensa in questi termini il rapporto tra la legge e il desiderio. E adesso chi mi giudica, diciamo, mi chiede se io sono stato adeguato, conforme alla legge del mio desiderio. Questo è sconvolgente. Vuol dire allora, traduco, che l'unica forma della legge è il desiderio stesso. Non c'è la legge contro il desiderio, ma è il desiderio la forma più radicale della legge. E che dunque io trasgredisco colpevolmente la legge, non nella misura in cui oltrepasso l'interdizione, versione paolina del peccato, ma nella misura in cui rinuncio a quello che porto con me, rinuncio a realizzare il desiderio che porto con me. Questo è il peccato. Capito, ragazzi? Quando rinunci al desiderio, è quello il peccato. Spettacolo! Rinuncio a rispettare la legge del mio desiderio. Frodo, inganno, giro le spalle alla legge del mio desiderio. Questo è impressionante. Questo cambia tutto. È impressionante proprio. Allora, in che senso io trovo qui il pensiero di Gesù profondo, no? Cosa? Addirittura, attenzione, quando dice così sta per vomitare qualcosa che ha inventato lui. Il fatto della tua vita? Questa è la domanda. Cosa ne hai fatto dei tuoi talenti? Quindi Gesù sta dicendo cosa ne hai fatto dei tuoi talenti, dei tuoi desideri. Incredibile, che cazzo gli esce dalla bocca. Cosa ne hai fatto dei tuoi talenti? Hai fatto in modo che i tuoi talenti germinassero frutti, producessero frutti, oppure li hai messi sottoterra? Capito? L'insegnamento totale della cristianità è come tenere a freno i desideri, ragazzi, perché se no finiamo male, e lo sapevano. Lo sapevano come ha fatto l'uomo, perché la Bibbia è stata scritta dal nostro creatore, ragazzi, che sa come siamo fatti, capito? E ci ha dato un libretto di istruzioni. I malati di mente che non credono che c'è un creatore, che si sono ribellati, ecco, ce l'abbiamo davanti qua, tutto vestito di nero qua, dicono l'opposto, che noi dobbiamo trasgredire, noi dobbiamo divertirci, tra virgolette. Se uno ci casca, quindi niente doveri, ragazzi, niente sacrifici. I nostri genitori che si sono sacrificati per noi, no, hanno fatto una cazzata, dovevano divertirsi, dovevano andare in discoteca, e purtroppo tu non ci saresti stato adesso, o saresti stato magari in un istituto così, da qualche parte così. Oppure li hai piegati alla legge inumana del sacrificio. Legge inumana. Piegati. Quindi che hai fatto? Ti sei divertito? Oppure hai piegato questi desideri alla legge inumana del sacrificio? Alla legge inumana del sacrificio. Il grande tema di Gesù. Basta questo. Basta. Cioè, Gesù ha detto basta. Inumana del sacrificio. Il grande tema di Gesù. Basta con i sacrifici. Dio non vi chiede il sacrificio. Satana, ragazzi, questo è libero di queste cose, perché anche quelli che sono nella chiesa oggi sono zozzoni e non gli fa nessun effetto. Lui può dire queste cose apertamente, ragazzi, perché tutto il sistema è marcio, ragazzi. Loro come un virus sono ovunque, ed ecco perché nessuno protesta, nessuno fa niente, possono dire quello che gli pare. No, risentiamolo.
grande tema di Gesù, questo, basta con sacrifici. Dio non vi chiede il sacrificio. Divertimento ci chiede Dio. Siete voi umani che interpretate Dio a partire dal sacrificio, avete un problema. Avete un problema. Sono venuto per liberare la legge dal peso del sacrificio e dunque portare a compimento la legge. E quando Lacan dice l'unica colpa che un essere umano può commettere, l'unico vero peccato, è cedere, cioè indietreggiare sul proprio desiderio, sta dicendo in fondo quello che abbiamo visto fino adesso, cioè che la forma più pura del dovere è il desiderio. Cioè tu sei stato all'altezza del tuo desiderio, hai come dire... Insomma, l'abbiamo capito, devo andare avanti ancora per molto, mi sa che è l'ultimo pezzo. Perseguito con la costanza del dovere il tuo desiderio. Il dovere non è l'alternativa al desiderio, ma io nella mia vita ho fatto tutto il possibile per realizzare la mia vocazione, cioè la vocazione del mio desiderio. Qui abbiamo un'alternativa allora tra il desiderio come trasgressione, vincolato a una nozione miope di legge, cioè sacrificale, e il desiderio come vocazione. Capito, ragazzi, tu puoi esprimi i tuoi desideri e il mondo è tuo. Potrai diventare quello che vuoi se esprimi i tuoi desideri. Vai, vai, vai in giro adesso e esprimi i tuoi desideri. Tutto il mondo sarà tuo. What's next? Cavalcare questo schematismo. Allora, Sant'Agostino, sta attenzione perché cita anche... Il peccato non si misura nella trasgressione. Oh. Questa è una rappresentazione penitenziale, moralistica. Ah sì, l'abbiamo già sentito. Quindi manca così il colpo finale, quindi, il fatality finale. Vediamo quindi, perché per questa gente... c'è anche un guadagno così materiale in tutto questo, non solo di tenere, cioè non solo il scopo principale è quello di tenere le pecore così come sono, però c'è anche un guadagno proprio così di soldi, insomma, che ti entrano nel vendere libri e così avere polli che vengono lì credendo di avere un problema, e quando in realtà il problema è semplicemente quello che non abbiamo più aperto il libretto di istruzioni. Aprite il libretto di istruzioni e lì vedrete che c'è scritto tutto e non c'è bisogno di andare da sti malati di mente, perché questi malati di mente là dentro vi prenderanno solo i soldi e non vi libereranno, perché vi dicono solo menzogne, anzi vi diranno che dovete esprimere i vostri desideri perché sono quelli che vi tengono prigionieri. In realtà è il contrario, ragazzi, uno non deve mangiare solo dolci perché poi sta male. Direttore dell'Istituto Ricerca di Psicologia Applicata, scrive per Repubblica e lo dico per ultimo perché mi interessa più di tutti. Scrive per Repubblica, ragazzi, sveglia, sveglia ragazzi. Ha fondato Jonasson Luss, che è un centro di clinica psicanalitica su cui vale la pena spendere due parole. Perché è una cosa rivoluzionaria? Sì, abbiamo pensato di rendere la psicanalisi accessibile a tutti. Per cui la nostra mission è quella di abbassare le tariffe. Grazie. Mi sento un po' confuso. Avrei veramente voluto così farmi analizzare, psicoanalizzare da lei, perché ho problemi seri. E portare la psicanalisi nella città. Adesso abbiamo 20 sedi da più. Più a nord è Aosta, la più a sud probabilmente è a Catania, che apriamo fra poco, e c'è un grande movimento di giovani psicologi che partecipano. A questa
a questa idea e... diciamo la nostra reputazione, gli anni è cresciuta e aiutiamo. Grazie a questo mondo libero è cresciuto. Abbiamo molta gente che non potrebbe permettersi, diciamo così, le tariffe. Molti, molti poveracci come voi. Degli psicoanalisti nei loro studi privati. Perché è vero, noi abbiamo... sospetti e timori riguardo alla psicanalisi. Ma perché, schiavo? Perché dici così? Non ti fidi di noi? Hai qualche dubbio ancora? E ci sembra inaccessibile, ci sembra un po' snob, un po' accademica. Forse non abbiamo questa percezione di tutto è sbagliata. Guardi, io nella mia pratica anche privata di psicoanalista non ho mai mandato via un paziente per questioni economiche. No, questo riceve tutti. Grande, senza soldi. La tariffa nella nostra pratica viene sempre calibrata sulle possibilità del paziente. Capito, ragazzi, basta che ti vesti un po' da barbone, vai lì e ce lo scotto. Garantito, Non chiudiamo la porta di fronte a nessuna domanda. Cioè, parole... che neanche Gesù avrebbe osato arrivare. Di solito non è così, però. Purtroppo la psicoanalisi è una pratica costosa. Purtroppo è puntata sui polli, quelli con i soldi, diciamo. E quando li spegliamo per bene, diciamo. Ecco, quindi puntiamo più a loro, diciamo, perché non è che possiamo stare a perdere tempo con i poveracci. Però, diciamo, noi siamo diversi. Di solito non è così. E il mio lavoro è stato quello di riportare questa scienza che può apparire borghese, distaccata, elitaria, che seleziona i pazienti in base al censo, riportarla nel cuore della città. Posso... un applauso, no, all'esperto, no? Bravo, bravo ragazzi, grazie. No, abbiamo smascherato anche un altro di loro. Lui ha cercato di ipnotizzarci, di fatality, di metterci KO con i suoi paroloni, però abbiamo capito cosa c'era dietro la maschera. E l'abbiamo smascherato, purtroppo anche a Re Calcati è stato debunkato. Oh yeah! Si è rotto il disco qua e quindi saluto tutti e al prossimo debunking, ragazzi. Arrivederci.